tenere così? Buongiorno a tutti voi, buongiorno, buon pomeriggio, un pomeriggio particolare, un pomeriggio dedicato alla speranza. Gli amici Piero Chiara sono veramente contenti di aver realizzato, di aver organizzato questo evento per la prima volta, penso in 33 anni, nel Duomo di Varese, in questa bellissima basilica. L'evento, volevo vedere se adesso riusciamo a collegarci già con Sua Eccellenza Gianfranco Ravasi, il cardinale, che ci possa vedere in basilica. Lui tra l'altro conosce Varese, conosce questa basilica, ha tanti amici a Varese. È collegato? Si vede. Grazie, buonasera. Buongiorno, buongiorno, Buonasera a la tutti. ringraziamo tantissimo. Tantissimo di come lei aveva risposto a questa nostra richiesta, che fa parte di un progetto che è del Premio Chiara Giovani. I ragazzi quest'anno, dai 15 ai 25 anni, dovevano realizzare un racconto sulla libertà, quando la libertà non c'era. La libertà non c'era, però i racconti sono arrivati e abbiamo avuto, tra l'altro, la bellezza di 420 racconti. Pensi, Sua Eccellenza, poi dicono che i ragazzi non fanno cultura, i ragazzi non scrivono. Questa è stata una conquista del Premio Chiara, che sono racconti e il premio è nazionale e trasfrontaliero. E adesso c'è la giuria che sta valutando per poter avere una selezione di premiati. Oggi, dicevo, il Premio Chiara Festival del Racconto deve ringraziare moltissimo, adesso poi apriremo, ecco, con Monsignor Panighetti, col suo entusiasmo di averci accolto, per questo incontro sulla speranza. In un momento così particolare, difficile, sono 2 anni ormai che ci hanno tolto le nostre abitudini. Le nostre abitudini, la nostra vita, il nostro modo di vivere, e ci hanno tolto tanto, ma non possiamo togliere la speranza. Sempre la speranza in momenti difficili ci è vicino. Abbiamo la speranza e soprattutto dobbiamo avere una situazione di spiritualità che è fondamentale nel rafforzare noi stessi. È il nostro modo di essere e di andare avanti. E questo è un grande aiuto importante per rimanere in piedi e per non crollare. Volevo dare la parola adesso a Monsignor Panighetti e c'è un saluto, era del sindaco che è passato velocemente e ha detto di salutare tutti. Monsignore, a lei, mi devo staccare questo e può togliere la mascherina. Anche da parte mia un saluto davvero a tutti, un ringraziamento per tutti coloro che si sono occupati dell'organizzazione di un pomeriggio così singolare e interessante, e poi naturalmente un pensiero e un saluto particolare alla sua eminenza, reverendissima, il Cardinal Ravasi, che si è reso disponibile per quella che io ho presentato come una meditazione sulla speranza. Sarà nella forma di una sorta di intervista, ma sappiamo bene che il Cardinal Ravasi, nella sua modalità di espressione, ci aiuta sempre ad andare a fondo delle questioni. E abbiamo bisogno davvero di recuperare le radici di una speranza che questi mesi così duri, così difficili, hanno in qualche maniera messo in difficoltà. L'arcivescovo Delpini più volte ha parlato anche di un'emergenza spirituale, quasi a dire che davvero rischiamo di inaridirci a causa delle tribolazioni che in questi mesi ci hanno attanagliato. Ecco, noi vorremmo davvero che oggi pomeriggio, uscendo da questa basilica, avessimo nel cuore una parola di luce, una parola di prospettiva, di futuro, grazie proprio anche a ciò che il Cardinal Ravasi ci aiuterà a comprendere. Eminenza reverendissima, grazie molte per il suo intervento.
Grazie. Grazie, Monsignore. E volevo ringraziare anche, soprattutto, chi ci ha aiutato in questa collaborazione, una collaborazione che abbiamo avuto con Helmet Informatica, una collaborazione con la floricoltura agricola e una collaborazione anche con la Biperbanca. Per questo chiamo la dottoressa Cristiana Grotti, responsabile dello sviluppo Biperbanca. Buon pomeriggio a tutti. Sono Cristiana Grotti, responsabile dell'Ufficio Sviluppo della Direzione Regionale di Varese e qui in rappresentanza di Biperbanca vi posso dire che sono molto felice e orgogliosa di essere qui con voi. Biperbanca ha una lunga storia che nasce oltre 150 anni fa e come banca popolare oggi è uno dei primi gruppi a livello nazionale presente anche su Varese. E da sempre vicina al cliente, vicina al territorio, con un approccio di ascolto e di dialogo. Ed è proprio per questo che oggi siamo qui, perché abbiamo accolto la richiesta dell'Associazione di Amici di Piero Chiara che contribuisce alla crescita del tessuto culturale partendo da Varese. E il sostegno alla cultura in generale, in particolare alla letteratura, all'arte, alla musica, al cinema, è per noi un valore imprescindibile dall'essere su un territorio, quindi collaborare, supportare chi fa cultura è per noi un grande onore, ma soprattutto un passo concreto per contribuire a quello che è il benessere sociale del territorio. Quindi assolutamente grazie per averci invitato a questa collaborazione. Un saluto a tutti. Sono importanti questi sostegni e abbiamo bisogno di tutto ciò. Siamo una famiglia e dobbiamo continuare ad andare avanti. Allora, volevo salutare, si è collegato Sua Eminenza? C'è? Lo vedo? No. Sì, grazie. Ecco. Allora, oggi è una giornata piovosa, Sua Eminenza, Varese facilmente, però la gente c'è, la gente si è prenotata e vuole sentire le sue parole. Ci sarà un Mano Torno? È già collegato con noi? È collegato con noi? Ecco, Armando Torno, grazie di aver accettato di intervistare Sua Eminenza. Armando Torno, editorialista del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, conosce molto bene il Cardinale e ha accettato questa intervista. Per cui lascio a loro condurre queste parole sulla speranza. Siamo tutti qua per essere in un momento sereno e imparare delle cose. Grazie. A guidarci in questa meditazione e molto semplicemente io direi, Eminenza, che è possibile iniziare un discorso sulla speranza, una meditazione sulla speranza partendo da Dante. Quest'anno è il 700° anniversario, ci sono centinaia di iniziative e si stanno diffondendo in tutto il mondo e sappiamo che Dante ha delle parole molto affascinanti sulla speranza, perché all'inferno, all'inizio dell'inferno la toglie, lasciate ogni speranza voi che entrate, nel terzo canto, poi nel paradiso diventa virtù teologale e quindi ecco che la speranza si accende di mille luci, di mille riflessi, di mille possibilità. Ad esempio il 20° canto del paradiso, quando dice Regnum Celorum, violenza pate, da caldo amore e da viva speranza. Ecco, Eminenza, Dante so che è uno degli autori che lei preferisce e so che lei partecipa a molte cose dantesche. Possiamo cominciare il nostro viaggio con Dante da qui? Sì, giustamente. Io vorrei però fare una piccola premessa, perché
sono stato chiamato in causa all'inizio come partecipe ancora, sia pure a distanza, dalla diocesi di Milano, e di quindi di tutti i ricordi che mi collegano a questo orizzonte, che è un po' l'orizzonte ancora fondamentale, sia pure del mio passato. E vorrei a questo proposito ringraziare non soltanto coloro che hanno fatto i saluti, ma permettetemi anche un piccolo saluto a Monsignor Panighetti, perché è stato mio alunno in seminario e quindi sono contento di ritrovarlo e di ritrovare poi questa basilica nella quale ho tenuto conferenze, nella quale ho celebrato delle eucaristie, e anche ancora sulla scia appunto della memoria che è stata data da Bambi Lazzati, vorrei anche ricordare il mio incontro con Chiara. Credo che siano pochi i presenti, quelli che hanno avuto occasione di incrociarlo. Io l'ho incontrato, devo dire, proprio in un'occasione particolare, quella che ricordo di più, perché avevamo insieme presentato un'edizione un po' strana, o forse persino stravagante, della Bibbia, la Bibbia condensata, che allora si usava fare sulla linea anche di un editore particolare, selezione del Reader's Digest, che allora faceva questi esperimenti. E lui, ricorda, avevamo fatto un lungo incontro, passato un pomeriggio anche insieme dopo il dialogo pubblico, e alla fine eravamo arrivati proprio a uno dei suoi amori, la letteratura spagnola che lui amava, e alla conclusione del Don Chisciotte, che è un po' anche, se si vuole, un orizzonte aperto alla speranza. E adesso raccolgo il filo che Armando Torno mi ha offerto. Ed è vero, e noi sappiamo, lo voglio fare anche sulla base di un dato circostanziale attuale, perché il 25 marzo scorso Papa Francesco ha emesso una lettera apostolica, il Candor Lucis Aeternae, che è dedicata interamente, come hanno fatto tutti i suoi predecessori, a partire da Benedetto XV, che 100 anni prima aveva celebrato Dante con un'enciclica, niente meno, Paolo VI poi, che aveva esaltato più volte la figura del poeta, ha voluto anche lui dare il suo contributo, e l'ha fatto il 25 marzo, quando, secondo una certa interpretazione, si immagina che inizi il grande viaggio della Divina Commedia. E lo ha fatto con una definizione di Dante che è proprio l'ideale per questa sera, cioè profeta della speranza. E lo ha dimostrato nell'interno di questo suo testo attraverso una sorta di itinerario che viene riconosciuto anche da molti critici, cioè la Divina Commedia è un cammino, e questo lungo cammino passa dalla tenebra, dal fango, dall'oscurità, dalla miseria, dal vizio dell'inferno, passa attraverso la catarsi, la purificazione del purgatorio, e poi ascende appunto a quest'ultima meta, che è la meta per eccellenza della speranza. C'è una definizione, giustamente Torno ha ricordato che anche si dedica un canto intero, tra l'altro, del Paradiso alla virtù della speranza, e ha ricordato quell'inizio che necessariamente è di disperazione, l'inizio dell'inferno. E io vorrei invece ricordare nel capitolo 25esimo del Paradiso, questo, nel canto 25esimo dedicato appunto integralmente alla speranza, la definizione è: speme è uno attender certo della gloria futura. Ed è squisitamente teologica la definizione, soprattutto in questa parola gloria. Quindi dobbiamo subito, sulla scia di Dante, ricordare che parlare della speranza è parlare di una delle tre virtù teologali, e le tre virtù teologali hanno, proprio perché si chiamano così, come radice non soltanto le capacità personali, umane, la ricerca ansiosa che noi abbiamo di un ideale diverso, ma soprattutto la grazia. E difatti nell'interno di questa lettera di Papa Francesco c'è
il riferimento a un episodio del terzo canto del Purgatorio, nel quale si descrive la fine tragica di Manfredi, questo figlio illegittimo di Federico II, che muore e naturalmente confessa le sue grandi, grandi peccati, ma al tempo stesso è certo che ci sono delle braccia più larghe che lo avvolgeranno e che lo salveranno. E questa è la sua speranza sul limite estremo della morte. Ecco, in questa luce direi che la Divina Commedia, a partire con Dante, vuol dire ricordare che la virtù della speranza, e vedremo nel discorso che faremo, è una componente anche fieramente umana, ma è soprattutto anche per il credente, in maniera particolare, un dono. E come proprio adesso concluderei questo primo mio intervento, ricordando che c'è un poeta del secolo scorso, che è Charles Péguy, che ha scritto nel 1911, ha pubblicato un poema intero dedicato alla speranza. L'ha intitolato Il mistero del portico della seconda virtù. La prima, evidentemente, è la fede, la terza è la carità. Ma usa un'immagine che è particolarmente suggestiva per rappresentare questa che lui definisce la sorella minore rispetto alle due grandi sorelle che incombono. Pensiamo che cos'è la grandezza della fede, pensiamo su questo quanto ha scritto lo stesso Dante, e dall'altra parte la carità, l'amore, celebrata come virtù suprema da Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13. Ebbene, lui dice, accade però che come quando due genitori stanno camminando per la strada e tengono per mano la loro bambina piccola e si fermano a salutare gli amici e si intrattengono a lungo e magari si perdono anche nei loro discorsi o nello sguardo alle vetrine, ebbene la bambina li strattone in avanti, li fa andare verso un oltre e un altro. E questo è il grande compito della speranza, prendere la fede e prendere l'amore e non lasciarli fermi, statici, ma farli diventare realtà dinamiche che si muovono lungo il sentiero della vita e del futuro. Eminenza, lei ha ricordato Charles Péguy, ma possiamo dire che il nostro è anche il tempo in cui si affollano i titoli, le osservazioni sulla speranza. Direi che gli scrittori, i teologi, i pensatori, molte volte sono quasi preoccupati di definirla, di ghermirla, ecco, per dire un termine che in qualche modo rappresenti questa capacità della letteratura. Del resto, lei ha ricordato Papa Francesco, ma anche il pontefice emerito Benedetto XVI aveva dedicato un'enciclica nel 2007, il 30 novembre 2007, alla speranza, Spe Saldi, salvati nella speranza, appunto. Questa enciclica era dedicata alla potenza salvifica della speranza cristiana. Del resto, un teologo, Jürgen Moltmann, che è un teologo evangelico, però aveva addirittura scritto un trattato di teologia della speranza, cioè ne ha fatto un principio ispiratore della teologia, e un filosofo come Ernst Bloch, addirittura un filosofo che viene dal mondo marxista, che non ha un concetto di speranza molte volte declinabile anche con determinati valori che lei ha ricordato, Ernst Bloch scrive il principio speranza e ricorda come la speranza sia quel motore affascinante che effettivamente muove un po' anche tutto l'ingegno umano, dai romanzi alle canzoni, al teatro, a tante altre cose. Senza la speranza la letteratura sarebbe poverissima, sarebbe addirittura qualcosa di miserabile. Lei ci può prendere per mano un po' anche con questa produzione, ha citato Péguy, potremmo citare anche molti altri autori, e vedere come mai c'è questa somma proprio di opere, di intenti, di situazioni che si concentrano sulla speranza. Io ricordo soltanto che un autore come Ivan Illich, che è scrittore, storico, pedagogista, filosofo austriaco, cioè è stato un po' tutto, è venuto a mancare nel 2002, una sua battuta in un'intervista dice che dobbiamo imparare la distinzione tra speranza e aspettativa, proprio quasi sottolineando come la speranza sia qualcosa legato a valori forse più
duraturi, e l'aspettativa è molte volte una cosa delle nostre giornate. Ringrazio soprattutto per questa occasione che mi hai offerta di entrare nell'interno di quello che Armando Torno ha quasi costruito come un dittico, due figure che sono due figure incombenti nella cultura, rilevanti nella cultura del Novecento, agli antipodi tra di loro, eppure che si incrociano nell'interno di questa virtù, nello spazio di questa virtù. Vorrei però prima raccogliere proprio l'elemento terminale di Ivan Illich, che è veramente suggestivo, perché ci permette di comprendere una distinzione che noi non sempre facciamo tra desiderio e bisogno o aspettativa. Il bisogno, la necessità è qualcosa di concreto, di immediato, di piccolo cabotaggio, di piccolo ambito, di piccolo perimetro, il più delle volte estremamente immediato, ma dall'altra parte c'è il desiderio, il vero desiderio. E questa parola in italiano, nella nostra lingua, è particolarmente suggestiva, perché ha al suo interno una radice, desideribus, dalle stelle. E quindi qualcosa di infinito, di eterno. La nostra tensione vera, profonda, non è soltanto soddisfare i bisogni, le necessità. E qui è paradossale. Tante volte genitori, educazione, educatori cercano di risolvere i problemi immediati dei giovani e alla fine ci si accorge che sono sempre insoddisfatti. Perché l'uomo ha dentro di sé qualcosa che va sempre oltre, che attende sempre. Direi quasi che noi dovremmo dire che il verbo per eccellenza, più che il verbo venire in casa, venire in chiesa, entrare in uno spazio, è il verbo andare, è il verbo uscire. Non per nulla la Bibbia comincia proprio con un esodo. E l'esodo è stato uno dei libri biblici fondamentali sia per Moltmann sia per Bloch. Moltmann scrive questo libro nel 1964. E io adesso, si può immaginare quanto sia complessa anche l'architettura di questo libro, vorrei soltanto ricordare un aspetto che è veramente significativo anche per i credenti che mi stanno ascoltando e che vogliono un po' approfondire anche la loro figura di Dio, la loro immagine di Dio. Lui dice: l'immagine di Dio non è soltanto affidata alla memoria, al passato. Lo è, perché noi sappiamo che ricordiamo tutte le volte che apriamo la Bibbia o celebriamo la liturgia eventi del passato, la Pasqua, la resurrezione e così via. Ma non è neppure Dio, lo è quindi certamente per il passato, ma non è soltanto questo. E non è neppure colui che abita un filosofico eterno presente. È la concezione un po' dei greci, questo essere infinito, eterno, il motore immobile della tradizione greca, la tradizione aristotelica per esempio, il motore immobile che non è patetico, cioè non ha pathos, non partecipa, non ha attese, non ha speranza. Non ha in sé una carica da offrire, è fermo nella sua perfezione assoluta di imperatore impassibile, relegato nel suo cielo dorato. Dio è anche un essere perfetto, come diceva il Catechismo, ma, ecco il terzo elemento, è l'assoluto futuro dell'umanità. E lui lo dice, Moltmann, questo teologo tedesco, sulla base di una serie di componenti che strutturano la Bibbia stessa. Da un lato il messianismo, essere immersi in questo fiume che corre, che è il fiume della speranza messianica, ti protende sempre in avanti. Ancora lui ricorda la resurrezione di Cristo, che è per la vita che continua in maniera ininterrotta. E ricorda infine l'escatologia, cosiddetta tecnicamente, cioè il futuro destino a cui è chiamata tutta
tutto l'essere, tutto l'esistere, quindi anche tutta l'umanità. Ecco, non dimentichiamo mai che le ultime righe della Bibbia sono le righe dell'Apocalisse. E l'Apocalisse è costruito proprio su una invocazione a colui che deve venire e che non è ancora venuto del tutto, anche se è già venuto una volta in mezzo a noi, è stato presente. L'invocazione è Kyrie Erhu, e la risposta, cioè Signore, vieni, e la risposta è Nai Erhomai Tahu. Sì, verrò presto. E si chiude così. Come vedete, non è ancora la pienezza raggiunta, però è la promessa della pienezza. Ed è per questo che l'attesa diventa fondamentale nel credente. Il credente è colui che deve ininterrottamente tenere alta la fiaccola della fiducia in un futuro. Deve ininterrottamente non lasciarsi abbandonare ai bordi, ai margini della strada, avvoltolato nella pigrizia, nella superficialità, nella banalità, nell'indifferenza o peggio ancora nella desolazione, nella disperazione. Anche quando è coi piedi piantati nel gorgo del dolore, della sofferenza, continua a guardare, continua a tendere e porta gli altri verso questa speranza. Molti di quelli che mi stanno ascoltando e che quindi conoscono anche il Nuovo Testamento ricordano quella bella affermazione della prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15, quando Pietro dice che il cristiano deve essere capace di rendere ragione della speranza che è in lui a coloro che glielo chiedono, e lo deve fare con delicatezza, perché sa che è più facile in un certo senso lasciarsi andare e disperare. E la seconda figura di questo dittico che è stato evocato da Torno e che molti probabilmente hanno conosciuto, almeno sentito dire, credo che pochi hanno avuto il coraggio di leggere questo saggio, quest'opera monumentale di Bloch, che lui ha scritto tra il 1954 e il 59. Lui, se ricordo bene, muore nel 77, quando aveva abbandonato ormai la Germania orientale ed era approdato a Tubinga, aveva insegnato a Tubinga. Ebbene, il Principio Speranza, sono tre volumi, sono stati tradotti anche in italiano da Garzanti, e sono, come ricordava giustamente Armando Torno, sono, adesso io uso il linguaggio un po' difficile che usa Bloch, lui dice che vuole costruire una ontologia del non ancora. Ontologia vuol dire qualcosa di solido, di fondato, ma il non ancora sembrerebbe non avere fondamento rispetto al presente. E invece egli continua a sottolineare che lo stato fondamentale della coscienza è proteso in avanti, è lo stato, lui lo chiama utopico, il non ancora. Noi non ci accontentiamo dell'oggi, dell'ancora che è già iniziato, ma quello che non è più in là, che non è ancora ed è più in là. Ed egli dice, è presente questo nell'interno della coscienza di tutti. È presente nel desiderio personale che ricordavo prima, è presente nei miti collettivi. Pensiamo anche che cosa vuol dire da questo punto di vista le grandi rivoluzioni. Lui è di matrice, sia pure eterodossa, marxista, quindi con una tensione verso un'era diversa. E afferma anche l'importanza dell'arte. L'arte nelle sue forme. C'è un capitolo, tra l'altro curioso, in quest'opera monumentale, dedicata persino, lui dice, all'arte popolare, cioè ai film che allora cominciavano ad essere considerati una settima arte, ma non ancora, e anche alle canzoni popolari, perché hanno insieme, se noi vediamo, nella maggior parte dei casi, quasi sempre qualche luce finale che porta la speranza. E lui, e concludo un po' questi due ritratti molto approssimativi che ho voluto fare di questi due autori,
che appunto sono importanti per dire come credenti e non credenti si interrogano. Lui ha una battuta che mi è sempre piaciuta, devo dire, perché è scritta soprattutto da un ateo. E uno dei compiti miei principali durante questa mia attività che ho condotto ormai da anni come capo di Castero Vaticano della cultura è stata quella di costruire questo cortile dei gentili, il dialogo tra credenti e non credenti. Ebbene, lui proprio dice a un certo momento che fa questa osservazione. Voi continuate a ripetere, si continua a ripetere questa frase. Finché c'è vita, c'è speranza. Lo diciamo anche noi. È una frase tra l'altro colta in verità, perché è la traduzione, se si vuole, più quotidiana di una frase di Cicerone. Dum anima est, spes est, quando scrive all'amico Attico Cicerone. Finché c'è anima vuol dire respiro, vuol dire quindi vita. Ebbene lui dice questo non è vero, del tutto almeno, o è vero certe volte. Perché? Perché ci sono, li conosciamo anche noi, certe persone che sono sane, hanno ancora vita perfetta, ma sono ormai disperate, senza più nessuna voglia di vivere. Sono dei cadaveri ambulanti, sono ormai persone che dicono, come le dice un autore biblico terribile, il Coelet, quando si alza la mattina, lui che è un anziano, dice «e ho davanti a me tutta una giornata». Pensiamo a certi anziani, ma non solo, a tanti giovani anche, che hanno davanti ancora tanti anni della vita, e lui dice Coelet, io mi alzo, quindi io comincio la mia giornata e dico, io non ne ho più gusto, non ne provo più gusto, non so cosa farmene di queste ore. Ebbene, allora lui dice, bisognerebbe cambiare questo proverbio e dire, finché c'è fede, c'è speranza, finché tu hai fiducia in qualcosa, puoi ancora continuare a sperare. Ed è triste, non so se qualche, dato che ricordiamo un autore come Piero Chiara, che aveva una sua religiosità un po' particolare, io ho capito in quel giorno parlando con lui, una persona molto spontanea, molto immediata, molto popolare, perché aveva vissuto, i suoi romanzi lo attestano. Ebbene, io vorrei ricordare un libro che sicuramente tutti hanno letto, che è Il Gattopardo. E nel Gattopardo il principe Fabrizio, se ben ricordo, riprende questa frase e dice però una cosa terribile, che è proprio il contrario del principio speranza. Lui dice, finché c'è morte, c'è speranza. E questo non è certamente il grande messaggio che invece questi autori stessi e noi vogliamo dare questa sera. Eminenza, lei ha ricordato taluni aspetti veramente affascinanti di questa storia della speranza che si trova, diciamo così, in ogni autore antico e moderno. Ha ricordato Cicerone, di Cicerone si possono, diciamo così, raccogliere anche altre indicazioni sulla speranza, perché sembra quasi che Cicerone ne sia tormentato ogni tanto. Nel Tusculane, ad esempio, nelle Tusculane Disputazione, dice che la speranza è l'attesa di un bene. E lo dice da pagano, da stoico, da persona che in qualche modo ha dietro di sé una cultura di cui ogni autore ha qualcosa detto della speranza, anche i poeti. Pensiamo ad esempio a Esiodo, le opere i giorni, pensiamo anche alla speranza che c'è nell'Odissea, pensiamo a tutto quello che effettivamente è stato elaborato dal mondo antico sulla speranza che la trasforma in una dea. Ma io volevo ricordarle semplicemente di guidarci un pochettino. Lei è uno dei massimi esperti di salmi, dei salmi. C'è una sua edizione che anche il Cardinal Martini teneva nel suo studio accanto ai libri più cari. E in un commento ai salmi, nel commento ai salmi che è monumentale, Agostino scrive una frase sulla speranza che vorrei lei ci aiutasse un po' a capire sino in fondo. E Agostino scrive, la nostra speranza è così certa che è come se già fosse diventata realtà. Non abbiamo infatti alcun timore, poiché a promettere è stata la verità e la verità non può ingannarsi né ingannare. La differenza tra il cristianesimo e il resto è posta qua da Agostino.
ma c'è anche una speranza nel mondo ebraico che lei ha chiosato, tradotto, commentato, c'è anche una speranza nelle altre religioni, c'è una speranza che divide il cristianesimo dal paganesimo, c'è una speranza che divide anche gli uomini di oggi. Cosa ci può suggerire proprio per questa meditazione, Eminenza? È vero, questo è un altro bellissimo itinerario che si potrebbe fare, che io pensavo che fosse quello fondamentale sul quale avremmo sviluppato questo nostro incontro, ed è suggestivo che invece abbiamo voluto anche aprire, questo per merito anche della interrogazione precedente, l'orizzonte al mondo attuale, anche alla cultura contemporanea in tutte le sue forme. La Bibbia, dicevo già, la Bibbia di sua natura, proprio per la categoria messianismo che abbiamo ricordato prima, la categoria dell'escatologia, cioè non della fine del mondo, ma del fine del mondo. Cioè che il mondo non esplode in un certo senso, ma si apre a una nuova generazione. Noi sappiamo che Paolo, in una pagina bellissima, capitolo 8 della lettera ai Romani, usa il termine del gemito, del parto, per rappresentare il gemito della creazione che attende essa stessa come i figli di Dio, l'umanità, di poter essere redenta, rigenerata, ricreata. Ebbene, il ricordo di Agostino è suggestivo perché questo ricordo ci permette di puntare, lui lo fa proprio nell'esposizione in Salmos, che tra l'altro era un altro dei suoi mondi cari. A un certo momento lui, mentre scrive quel commento che è stato ricordato da Armando, quando scrive, a un certo momento si interrompe mentre sta commentando un salmo che si vede gli è particolarmente caro, e scrive quasi un inciso, Psalterium meum gaudium meum, cioè dice: è la mia gioia questa, poter commentare la poesia orante. E qui ci sarebbe tanto da dire su molte preghiere devozionali, stantie, grigie, rispetto invece allo splendore, per esempio, della preghiera poetica. Cantate a Dio con arte, dice il salmista. Ecco, io vorrei, naturalmente, la tentazione di infilare tante citazioni che hanno al loro interno questa parola, che è la parola magica per noi di questa sera, la parola speranza. Io vorrei invece lasciar perdere questo e ricordare invece, sulla scia anche di quanto mi è stato domandato, ricordare soprattutto una caratteristica permanente di alcuni salmi, che sono la maggioranza. Ora, attenzione, nel Salterio noi abbiamo sostanzialmente, abbiamo generi diversi di canti. Un terzo netto è composto da suppliche, da lamenti che a prima vista dovrebbero essere il contrario della speranza, perché sono la desolazione del soffrire. C'è tutta la gamma oscura, l'arcobaleno, quasi della sofferenza, persino quella banale. A un certo momento il salmista dice: non ho più appetito, sento come quello che metto in bocca è come se fosse la cenere, oppure è una tragedia nazionale, oppure sono vicende, un amico che ti ha tradito, i nemici che ti stanno attorno, oppure alcune volte è ramificarsi nell'interno del tuo corpo della mano gelida della morte. C'è persino un salmo nel quale i piedi sembrano già essere nella fossa. Ecco, bene, una caratteristica di questi salmi è che, tranne un unico caso, che non si sa bene, proprio un caso diremmo noi, come il Coelet che ho ricordato prima, il Salmo 88. Tutti questi salmi sono sempre costruiti con una finale aperta alla luce, alla speranza. Anche quelli più drammatici, per esempio, chi mi sta ascoltando, chi non ricorda di voi quelle parole che Gesù dice sulla croce, parole terribili: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Stai per morire, sta per morire per asfissia. È crocifisso, quindi in una situazione di sofferenza estrema.
per di più è il silenzio di Dio, che per lui è la prova più alta, il padre che tace e che lascia che lui precipiti ormai nel mondo cupo della morte. Tant'è vero che Matteo e Marco rappresentano la morte di Cristo come una brutta morte. Lanciato un forte urlo, spirò. Ebbene, quel salmo, che sembrerebbe essere così drammatico e tragico, e lo è per metà, a metà si apre invece alla luce. Ed è alla fine una sorta di Te Deum, è un canto gioioso. Esiste quindi sempre questa consapevolezza che Dio non mi può abbandonare alla morte, Dio non mi può abbandonare al nulla, non mi può lasciare in questo mare, oceano di dolore senza che allunghi poi la mano in una maniera che io non so. Ed è questa la forza del pregare, dell'orazione, dell'invocazione. È una curiosità, naturalmente, che questa vale solo per i filologi. Ci sono delle invocazioni finali che dicono «Salvami, Signore!» Sono ripetute «Liberami, oh Signore!» E sembra non è naturalmente un imperativo, un appello rivolto a Dio. Ma in molti casi questa invocazione è costruita non con l'imperativo, è costruita col perfetto. È un perfetto che per noi vuol dire, per noi è il passato, per il mondo semitico vuol dire un'azione compiuta, già realizzata. Si chiama il perfetto precativo dell'invocazione. Ebbene, la certezza del salmista in finale è che Dio già mi ha ascoltato. Non è più semplicemente l'invocazione. L'invocazione ha dentro di sé già il germe della fiducia. E vorrei aggiungere così in appendice il fatto che è stato evocato prima l'Odissea. Ecco, diciamo c'è stato uno studioso, un famoso critico del secolo scorso che su questo ha fatto una lunga riflessione, Auerbach, però al di là di questo io vorrei ricordare ciò che lui dice che è importante per il nostro discorso. Lui dice, la cultura dell'Occidente si regge sostanzialmente su due colonne. Si tratta di due viaggi, di due grandi cammini. E potremmo aggiungere il terzo, che è quello di Dante che abbiamo ricordato. Il primo qual è? Il primo è quello dell'Odissea. L'Odissea è un nostos, nostalgia, un viaggio nel passato, un viaggio malinconico con un'infinità di difficoltà anche, ma sempre col sogno, dice Omero, con un'immagine bellissima, che Odisseo, Ulisse, spera alla fine di riuscire ad arrivare nella sua amata Itaca per vedere ancora sul far della sera il fumo che esce dai comignoli delle case in cui appunto le persone sono riunite per celebrare la loro intimità. Un viaggio verso il passato. Qual è l'altra colonna? L'altra colonna è invece l'Esodo, o se si vuole già Abramo prima, e poi Mosè e il popolo ebraico. Abramo, esci dalla tua terra e va. E la lettera agli ebrei dice, neppure sapeva dove dovesse andare, e se ne andò nella fede. Ecco quindi la diversa concezione, due tipologie religiose. Quella affacciata soprattutto alla nostalgia, al passato, al paradiso perduto, e quell'altra invece che guarda al paradiso futuro, che guarda invece alla terra promessa. Ecco, in questa luce direi c'è tutta la distinzione tra due concezioni altissime e c'è la tipicità della concezione biblica. Eminenza, lei ha ricordato molte cose, bisognerebbe forse organizzare più incontri per poter cominciare ad approfondire alcuni aspetti, perché abbiamo anche citato le questioni musicali che lei ha accennato abilmente, ma tutta la musica ci chiediamo cosa sia se non un tentativo di costruire, di meditare, di germire un po' di speranza.
Ma la cosa forse più terribile che c'è in questa parola è quando la si guarda da un punto di vista proprio puramente, diciamo così, filologico, senza la forza della fede, come nel caso di Leopardi. Se c'è un autore, un lirico, che in qualche modo ci comunica speranza, Leopardi, il Sabato del villaggio, Silvia, proprio ci fa toccare la speranza in questi suoi versi che volano, poi nello Zibaldone improvvisamente ci fa meditare proprio su questi punti della speranza. Ad esempio, in un passo dello Zibaldone dice che è meglio del piacere la speranza, perché contenendo quell'indefinito che la realtà non può contenere, è meglio per questo. Ma soprattutto ci dice una cosa, Leopardi, che le lingue hanno poche parole per esprimere la speranza, moltissime per esprimere il timore, prova di come l'uomo sia più inclinato a quest'ultimo. Quindi è il timore forse che domina la vita, il timore che domina le nostre scelte, o forse riusciremo un giorno, con l'aiuto della fede, con l'aiuto di quella spinta anche che è stata suggerita dall'enciclica di Benedetto XVI, a dare più spazio alla speranza. Lei cosa ne pensa, Eminenza? Ecco, forse chi ci sta ascoltando immagina che ci siamo messi d'accordo prima, è il primo momento in cui noi adesso dialoghiamo, e devo dire che avrei voluto proprio anch'io lasciare, ormai stiamo avviandoci, credo, verso la fine del nostro dialogo, purtroppo, perché era un dialogo estremamente interessante, e avviandoci verso la fine avrei voluto anch'io però porre questa sottolineatura. Leopardi, è vero, pone la speranza, però tutta la sua esistenza, e poi soprattutto, come dice, dal punto di vista lessicale, la paura, il timore, la disperazione, la desolazione è maggioritaria. Pensiamo, se noi dovessimo escludere, cancellare dalla letteratura, non tocchiamo adesso il tema della musica, che sarebbe altrettanto interessante da sviluppare, tra l'altro è stata l'occasione della conoscenza nostra, la conoscenza con Armando Torno è avvenuta proprio sul filo della musica, sul fascino che ha quest'arte particolare. Ebbene, se noi dovessimo cancellare i testi che sono stati scritti, i romanzi, le poesie, eccetera, costruite sulla base del male, del dolore, noi cancelleremmo, io credo, tre quarti della letteratura, tre quarti interi, perché è soprattutto lì che si fissa l'attenzione, e anche noi dobbiamo fissarla. La religione ebraico-cristiana, in particolare la cristiana, non è una religione che decolla dalla realtà verso cieli mitici e misticheggianti, è una religione dell'incarnazione, della concretezza, dei piedi, dicevo prima, piantati nella terra, che non necessariamente è una terra solida, è anche una terra che sprofonda. Ed ecco allora il sottolineare un aspetto che, sul quale in un certo senso vorrei mettere l'accento, perché è tante volte l'esperienza che facciamo tutti e che fanno molti, anche che ci stanno attorno, soprattutto in questo periodo, per esempio, è stato vero questo. La disillusione, la disperazione, la paura. E questo è veramente un filo che si annoda attorno alla speranza cercando di strangolarla. Pensiamo che siamo 3.000 anni più o meno, insomma, prima di Cristo. Siamo attorno al terzo millennio, quando nasce uno dei poemi più antichi, l'epopea di Gilgamesh. Il sogno di questo re è quello di poter non morire, dopo aver visto la morte dell'amico. E allora fa questo viaggio, anche lì un altro viaggio, all'Isola dei Beati, dove ci sono questi suoi antenati, che hanno potuto mangiare questo ramoscello particolare, questo albero che permette la vita come gli dèi. E questo Gilgamesh riesce a strapparlo, ritorna nella sua città di Ur, e ritorna, e lì si addormenta perché è stanco per il viaggio, ma stringendo nelle mani questa certezza, questa speranza, la speranza dell'immortalità. E mentre si addormenta, un serpente arriva, gli morde
la radice di questo alberello, di questo arbusto, e lo dissecca. Quando si sveglia, Gilgamesh comincia a urlare disperato. E c'è una voce che questo poeta antico fa sentire, la voce degli dèi, che gli dicono: la vita che tu cerchi non la potrai trovare. Quando gli dèi crearono l'uomo, gli dettero la morte e la vita tennero per sé. E lui piange, ma ormai sa che anche per lui c'è la morte. Ecco, la disillusione, l'introduzione, non c'è ancora l'introduzione di quel messaggio che abbiamo visto reggere invece l'annuncio cristiano, e non solo, anche l'annuncio, pensiamo, di Platone, che spera nell'immortalità dell'anima. E questi dobbiamo essere rispettosi, però, io penso, proprio per quel dialogo ai non credenti, con tanti nostri fratelli e sorelle che effettivamente vivono alla maniera un po' di Leopardi, e anche peggio, io senza magari tutta l'attrezzatura colta che aveva lui e la incapacità intuitiva profonda che aveva, vivono proprio questa disillusione, questa certezza paradossale. Anche la speme ultima dea fugge dai sepolcri, diceva, nei sepolcri foscolo, e quindi la speme si ferma lì. Ecco, dobbiamo comprenderli e comprendere anche questa loro posizione, purché riescano lo stesso allora a vivere con una speranza minima, con una speranza minore, continuino nel presente. Abbiamo parlato molto di letteratura, quindi vorrei ancora che, amo io stesso, ma perché mi sembra che qui poeti, scrittori sono quelli che tante volte sono l'anima vigile di una cultura, di un popolo. Ebbene, nel 1927 Bertolt Brecht, ateo, scrive una poesia terribile. Non la ricordo tutta a memoria, evidentemente, ma ricordo alcuni versi soltanto, intitolata, badate bene il titolo, Contro la seduzione. E lui, per lui, è la seduzione di tutte le religioni, anche di tutte le filosofie. E lui dice: non vi fate sedurre, non esiste ritorno. Altro alba, mattino, non verrà. Bevete a gran sorsi la vostra vita. Morirete come tutte le bestie e non c'è niente dopo. Vedete la brutalità anche di questa dichiarazione. E allora, dato che appunto dobbiamo concludere, lascio per ultimo la parola ad Armando Torno, che metterà lui il suggello a questo nostro incontro. Io ho parlato fin troppo questa sera, ma come giustamente diceva lui e come anch'io sento, si potrebbe a lungo continuare in questa riflessione che ci coinvolge profondamente, la riflessione sulla speranza, soprattutto in questi tempi in cui si vede ormai, si è stanchi, si è anche ormai un po' sfiniti, direi, più che disperati, sfiniti, dopo, ed anche le reazioni, si comprende, certe reazioni molto primitive anche, che ci sono brutali alcune, dobbiamo dire, nei confronti adesso delle reazioni contro le norme, le regole che ci sono. Io vorrei finire come ho iniziato, con quell'autore che ho citato in apertura, che ricorderete, Peggy, il suo poema, il poema del Mistero del Porto della Seconda Virtù. San Paolo, quando parla della speranza, usa due vocaboli che non sono del tutto sinonimi. Elpis, che è quello classico greco, sperare, speranza, e ipomone, che letteralmente vuol dire rimanere, stare sotto un giogo. Sperare è camminare avanti, certo con uno sguardo rivolto verso quella luce, quella lama di luce che è fondamentale, però camminare con fatica, procedere avanzando magari lentamente. Ecco allora le parole
che cito e che spesso ho citato, quindi chi mi ascolta forse in altre occasioni ricorderà che io l'ho usata più di una volta, questi versi che descrivono la sorella più piccola, la speranza di Peggy. Lui diceva, è sperare la cosa difficile, a voce bassa, vergognosamente. E la cosa facile è invece disperare, ed è la grande tentazione da evitare. Grazie Eminenza, io raccolgo il suo invito e dico soltanto una cosa. Non abbiamo parlato di musica, ma so che lei avrebbe potuto anche guidarci in questi ambiti, e anche perché la musica molte volte si è fatta interprete di una speranza. Pensiamo alle cantate di Bach, pensiamo ad esempio anche a tutta la costruzione lirica. Non c'è una romanza nel nostro Ottocento che in qualche modo non nasconda un po' di speranza, anche le più truci, anche le più tetre. Non c'è in fondo un tentativo di accordo che non abbia una speranza. E a questo proposito vorrei chiudere proprio dicendo un'immagine, ricordando un'immagine. È passato l'anniversario di Beethoven, perché appunto era il 250esimo l'anno scorso a dicembre, e la pandemia l'ha un po', diciamo, ottenebrato, l'ha un po' nascosto ai nostri teatri, alle nostre manifestazioni. Ma Beethoven aveva questo senso della speranza che continuamente alternava la morte. Forse diciamo che Beethoven aveva fortemente meditato quei versi del Faust di Goethe, il quale sosteneva che tra le maggiori nemiche degli uomini ci sono due cose, la paura e la speranza. E allora non sapeva mettere mai una nota che fosse chiaramente solo speranza, se non accompagnata dalla paura. La dimostrazione, dicono, lo diceva Luigi Magnani, che era un eccellente indagatore delle cose di Beethoven, e vorrei metterla qui in chiusura, Eminenza, quando noi ascoltiamo il chiaro di luna pensiamo a un momento romantico e la nostra speranza corre verso il desiderio, l'amore, la dichiarazione, le cose forse più naturali della vita. Dice però state attenti, perché il gioco della mano sinistra sul pianoforte, quei ritmi terribili che vengono evocati, quei suoni leggermente sordi, sono semplicemente i passi della morte. E in quel caso Beethoven si è ispirato a una fiaba che poi è ripresa dai fratelli Grimm, è una fiaba che aveva già evocato Wieland nel Settecento tedesco e che effettivamente poi è entrata. Quindi le note appaiono un invito alla dolcezza, alla speranza, ma nel contempo avvisano, attento uomo, però che c'è la morte. Ecco, forse questa sera, se dovessimo appunto riprendere quanto lei ha detto, Eminenza, dovremmo dire, aggiungere questo: certo c'è la morte, ma come ci ha detto Agostino, come ci ricordano poi le scritture, come ci ha guidato lei stessa anche a interpretare alcuni passi, anche nella morte per il cristiano c'è speranza. E io direi di chiudere con questa semplicissima osservazione, quello che in fondo è questo nostro incontro del Piano Chiara. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno invitato, ringrazio lei Eminenza, che è stato come sempre all'altezza, superiore alle aspettative. Uso questa espressione perché c'è sempre una sorpresa quando si ascolta il Cardinal Ravasi, e io gli sono grato ormai da tempo immemorabile, e quindi non posso che aggiungere ulteriori ringraziamenti a lei e al Premio Chiara che ci ha invitati. Grazie, grazie Sua Eminenza, grazie delle sue parole, grazie poi di averlo visto e di aver visto le sue parole anche in un altro modo in questa bella basilica, che è un valore aggiunto realizzare degli incontri che diventano emozionanti nel vero senso della parola. Grazie Armando Torno, come sempre preciso, bravo, e soprattutto che arrivi come Sua Eminenza a portarci delle parole che ci rimangono nel cuore. Adesso chiamo Monsignor Panighetti che darà il saluto. Volevo però ringraziare anche lo staff dei volontari, gli amici di Piero Chiara, tutto lo staff della parrocchia, e sono basilare queste unioni perché fanno un aiuto negli incontri.
Questa registrazione che noi abbiamo fatto da domani sarà disponibile sul sito, per cui da domani. Oggi invece non abbiamo fatto in diretta streaming perché era giusto poter dare la possibilità a venire e a sentire le parole qui in Basilica. Ecco, Monsignor Panighetti, prevosto di Varese. Ho tenuto sulla mascherina. Grazie. Anch'io saluto tutti, ringrazio molto per questo pomeriggio, ringrazio il dottor Torno per il suo intervento e naturalmente Eminenza io le sono grato sia per il ricordo che lei ha fatto all'inizio di questo incontro, sia per quello che ci ha aiutato a comprendere i percorsi che ci ha aperto davanti, quindi abbiamo capito che insomma la speranza è una cosa difficile, però noi dobbiamo stare dentro nella nostra situazione, magari anche difficile, con questa consapevolezza che il Signore Gesù ha già vinto e in nome della sua vittoria allora anche noi saremo vincitori, anche se magari stiamo con i piedi in un terreno fragile o paludoso o faticoso o che comunque rallenta la nostra marcia, il nostro cammino verso la luce. Però penso che questo messaggio lei oggi ce l'abbia dato molto chiaramente e noi davvero vogliamo raccoglierlo e vogliamo chiedere al Signore proprio che sostenga ciascuno di noi e le nostre comunità in questo esodo nuovo a cui lei ci ha richiamato. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Mi raccomando, seguite anche questa primavera della cultura del Premio Chiara a questi due mesi di annunci e di eventi. Grazie, grazie Sua Eminenza e buona serata a tutti.